L'idea di dedicarsi a un'opera storica vera e propria accompagnava Tacito fin dai suoi esordi. Nell'Agricola, come abbiamo visto, egli aveva annunciato il progetto di lasciare traccia dell'antica schiavitù, cioè del regime di Domiziano, e testimonianza della presente felicità, cioè del buon governo di Nerva e Traiano. L'idea iniziale, stando al proemio dell'Agricola, è dunque quella di scrivere una storia dell'impero da Domiziano a Traiano. Con le storie, composte entro il 110 d.C., il progetto è in parte mutato. Lo storico si concentra infatti sugli eventi a lui contemporanei che vanno dal 69, l'anno dei quattro imperatori, Galba, Otone, Vitellio e Vespasiano, al 96, l'anno della morte di Domiziano e della fine della dinastia Flavia. Come si spiega la decisione di rinunciare al progetto originario di raccontare il passaggio dal male al bene, dalla servitus, dalla tirannia crudele di Domiziano alla felicitas attuale, al principato moderato inaugurato da Nerva? Ora che il mutato clima politico consente di parlare liberamente e di indagare altrettanto liberamente sui fatti storici, è forse più utile e urgente cercare di spiegare come mai in passato si sia verificato il processo inverso, ossia il passaggio dal bene al male, o ancor più spesso dal male al male. Come mai, insomma, appena un decennio dopo Nerone sia stato ancora possibile un Domiziano? La risposta a questo interrogativo sta, secondo Tacito, nella serie di eventi che caratterizza il 69 d.C., l'anno dei quattro imperatori, ai quali egli dedica i primi tre libri delle storie. Proprio meditando sui fatti dell'anno 69, Tacito si convince che i mali del principato affondano le radici in tempi precedenti a quelli narrati. Di qui la scelta, compiuta poi negli Annales, l'opera storiografica successiva alle storie, di andare ancora più a ritroso nel tempo e di ripercorrere la storia della prima fase del principato dopo la morte di Augusto.